spalle c'è una giornalista che sta camminando con un esoscheletro che aiuta i disabili a camminare, ma siamo allo stand Vodafone perché Vodafone non è solo connettività ma anche IoT. Tutti i servizi qua fatti dalla fiera sono stati caricati dal 4G di Vodafone veramente velocissimo, la ringrazio perché appunto mi ha garantito la connettività, ma andiamo a vedere cosa vuol dire IoT adesso e domani. Questo è il presente, qua abbiamo un'italianissima e-bike di Piaggio, è già in vendita, tra l'altro l'ho anche subdorata e l'ho anche valutata per acquistarla, ma perché, cosa c'entra Vodafone? Perché qua nel pacco batterie c'è una SIM di Vodafone che consente cosa? La localizzazione prima di tutto e anche la funzionalità antifurto della bicicletta, ma soprattutto la connettività per, se colleghiamo uno smartphone, vedete, dare allo smartphone stesso tutte le informazioni sulla bicicletta, la capacità della batteria, quanti chilometri abbiamo fatto, la destinazione, possiamo usarlo anche come navigatore, la diagnostica e ovviamente se poi abbiamo dei sensori anche il battito cardiaco e soprattutto abbiamo sempre con noi a disposizione i dati di localizzazione di dov'è la bicicletta e anche la possibilità di capire quanti chilometri abbiamo fatto, come siamo andati, se abbiamo fatto tanto sforzo, poco sforzo, anche se non abbiamo uno smartphone collegato perché la SIM là dentro raccoglie tutti i dati. Stessa cosa per questo T-Max, fuori un T-Max esattamente uguale a quelli in vendita, ma dentro c'è una centralina con SIM card che anche qua permette la localizzazione e l'acquisizione per poi condividerli sullo smartphone di tutti i dati proprio del motore. Un'altra cosa, no, andiamo nel domani, venite, venite. Eccoci qua nel futuro, questa è una dimostrazione di diciamo connessione tra il veicolo e l'infrastruttura stradale, ma non solo, anche i pedoni e le altre vetture, perché tramite LTE è possibile collegare non solo un cellulare all'altro tramite rete, ma anche punto a punto. Questo è il futuro, quindi non è una dimostrazione del presente di cosa si può fare oggi, ma di cosa si potrà fare anche quando arriverà il 5G. Per esempio, la macchina è capace di riconoscere il semaforo è rosso, se è verde, frenare automaticamente se il guidatore non frena. Per esempio adesso guardiamo qua, vedete? Compare sul display, attenzione, semaforo rosso, e se la macchina non frena ci pensa automaticamente, cioè se il pilota non frena ci pensa automaticamente la macchina. Tra l'altro con la connessione, diciamo, punto a punto, quindi tra vetture diverse, si riesce ad avere molta più sicurezza perché si vanno a eliminare tutti quei tempi di risposta, magari il pilota non è attento, magari il guidatore è distratto, la macchina fa automaticamente le sue veci. Interessante anche il fatto di poter collegare, vedete, in trenino le macchine che vanno da sole perché si comunicano tra di loro, ma anche i pedoni, perché è un progetto in collaborazione con Huawei. Il pedone, che ha uno smartphone in tasca, comunica con la vettura, magari distrattamente attraversa la strada, la vettura sente la posizione precisa del pedone e rallenta di conseguenza. Vedete qua per esempio, guardate l'esempio, tra l'altro stanno girando dei prototipi di queste vetture proprio qua a due passi perché ci sono i test della Formula 1 proprio qua a Barcellona in questi giorni e no, non è una tecnologia da Formula 1 ma sull'auto di tutti i giorni potrebbe essere molto interessante, ma adesso vi porto nella fattoria del futuro. Allora, immaginate che questa sia la coda della mucca. Questo apparato connesso con dentro ovviamente una SIM, cosa fa? Sente dai movimenti della coda quando la mucca sta per partorire, sì, proprio quando sta facendo il vitellino, e può avvisare autonomamente, senza che il fattore rimanga lì a controllare la mucca 24 ore su 24, il momento del parto, e quindi può prendere il suo gippone e andare a controllare nella stalla e aiutare a far nascere il vitellino. Fantastico! Altra dimostrazione di presente, perché grazie a questi, diciamo, nasi, questi sensori portatili, grazie ovviamente alla connettività, questi, diciamo, moduletti che vanno a interfacciarci, possiamo andare a misurare il valore di inquinamento delle nostre città. Vedete qua, ovviamente sono degli esempi, gli irritanti, il rumore, la qualità dell'aria, insomma, i dati non servono solo a farci andare a 10 gigabit, sì 10 gigabit, perché ci sono esperimenti di 10 gigabit.
non riesco più a contentarmi del gigabit che ho in ufficio, tra l'altro ho proprio Vodafone, no, non fate allusioni, pago l'abbonamento come tutti. Prove di futuro, perché se ci giriamo da questa parte possiamo vedere come ci sia tutta l'infrastruttura per portare la rete dal gigabit ai 10 gigabit addirittura. Qua stanno facendo una dimostrazione, prima facevano anche degli speed test. La speranza qual è? Quella di avere un minor digital divide in Italia, perché secondo me uno dei problemi d'Italia è anche quello. Allora forza Vodafone, cablaci tutti! E finiamo il nostro giro lo stand Vodafone con due altre applicazioni: Smart Building, ovvero la possibilità tramite NFC di beggiare, di cambiare la temperatura del riscaldamento della nostra stanza, di settare la postazione di lavoro semplicemente appoggiando il nostro smartphone sulla scrivania. E da questa parte si parla di Smart City, grazie ai sensori, grazie alla connettività ormai sempre più wireless, Vodafone sviluppa anche progetti ad hoc per le grandi città, quindi per il controllo del traffico, per il controllo dell'inquinamento, insomma Vodafone che non è più solo dati, anche se tutti questi servizi si basano proprio sui dati, ma sta ampliando il proprio know-how praticamente a tutti gli ambiti della nostra vita, perché l'IoT sta entrando veramente prepotentemente a gamba tesa proprio nella nostra vita, anche se a volte non ce ne accorgiamo.